Pubblicato nel 1895, Piccolo Mondo Antico apre la tetralogia di romanzi comprendente anche Piccolo Mondo Moderno, Il Santo e Leila. Libro esemplare del Risorgimento italiano, narra le vicende dei due sposi, Franco Maironi e Luisa Rigei, giovani di idee liberali, sullo sfondo della storia italiana dal 1848 al 59. Sul dramma politico vissuto dai protagonisti si innesta un altro dramma, non meno profondo, lo straziante dolore per la perdita della figlioletta annegata, che da un lato indurisce la razionalista Luisa, dall'altro spinge Franco, più contemplativo, a consacrarsi per intero all'ideale patriottico, gettandosi con entusiasmo illuminato nell'azione. Definito da Piero Nardi, che di Fogazzaro è stato forse il massimo critico, un'opera di interesse molteplice e di commovente complessità, capace di far vibrare tutte le corde del patetico e del comico. Piccolo Mondo Antico rimane impresso nella memoria del lettore per la verità con cui vi appaiono gli uomini e le loro passioni.